Carissimi amici ascoltatori, siamo sempre all'interno della nostra rubrica Medicina Regione Lazio.it, interamente dedicata alla medicina, alla salute, alla prevenzione, al benessere, tanti professionisti di riferimento. E oggi, sempre ovviamente sulle frequenze di Radio Roma Capitale, sono in compagnia di un biologo nutrizionista e parleremo della relazione tra cattiva alimentazione ed infezioni virali. Lui oltretutto ha scritto un articolo su Covid e obesità. Andiamo a scoprire di più su tutto questo e facciamolo tramite e assieme al dottor Antonio Faraco. Benvenuto all'interno della nostra rubrica. Ciao Riccardo. Salve dottor Faraco, benvenuto, un saluto a lei e agli ascoltatori. Dunque iniziamo subito, che purtroppo c'è da dire innanzitutto che il Covid è un nemico inaspettato nell'aereo, ci ha colti un po' tutti di sorpresa, inaspettatamente, sì. Nessuno se lo aspettava, stiamo ancora vivendo un periodo delicato. Che rapporto esiste tra cattiva alimentazione ed infezioni virali, quindi abbassamento anche delle difese immunitarie? Allora, diciamo che il discorso è abbastanza ampio, comunque esistono diciamo, due cose principali da dover dire. Il primo è la relazione che esiste tra l'obesità e il sovrappeso e la maggiore insorgenza di complicanze a seguito di infezioni virali. E questa è una relazione che è stata dimostrata in diversi studi fatti su infezioni virali che sono avvenute in passato, dall'influenza spagnola all'influenza suina a H1N1. Fino all'influenza SARS-CoV-1, quella avvenuta un po' di anni fa, e probabilmente anche a l'influenza dovuta al virus SARS-CoV-2 di oggi, in quanto è stato pubblicato anche un articolo molto recente dall'Università di New York, in cui è stato visto che le persone obese hanno il doppio di probabilità di finire in ospedale a causa di infezione da SARS-CoV-2, quindi da Covid-19, rispetto alle persone magre. Ecco, e questo già è un dato significativo, e condividiamo tutto questo tramite i canali, i profili social assieme agli ascoltatori e facciamo un salto in avanti. Ecco, si sa che l'obesità e il sovrappeso possono portare a problemi di varia natura, anche e soprattutto cardiaci, e il cuore è direttamente collegato anche al Covid, lo sappiamo. Ma è vero anche che purtroppo molte persone, anche in forte sovrappeso, sono geneticamente predisposte. Insomma, come si dice, non se la vanno a cercare purtroppo, anzi fanno di tutto per arginare tutto questo. Però ancora viviamo questo pericolo e quotidianamente come vivono appunto le persone obese che sanno e si vedono sovrappeso questo rapporto? Già tutti noi siamo preoccupati, però cosa si può tentare di fare per diciamo gestire al meglio questo tipo di situazione, alla fine, nutrizionalmente parlando? Allora, si possono fare due cose. La prima, che è quella di base, diciamo, è quella di cercare di tenersi in forma, sia con l'alimentazione sia con l'attività fisica, che anche è stato visto essere molto importante per la prevenzione di insorgenza di infezioni virali, in quanto un'attività fisica regolare, così come un'alimentazione fatta bene, rafforza le difese immunitarie. E di conseguenza, anche in caso in cui avviene l'infezione, l'organismo sarà più forte, quindi più in grado di rispondere a questa infezione ed evitare quindi complicanze più gravi. E l'altra cosa importante è quella di evitare carenze nutrizionali. Quelle più comuni sono relative soprattutto alla vitamina D, che è molto comune la carenza di vitamina D tra le persone, almeno io la riscontro molto spesso fra i miei pazienti. E la vitamina D è una vitamina che funge quasi come se fosse un ormone, perché è molto particolare, e interviene in diversi processi biochimici all'interno dell'organismo, fra cui anche quelli che regolano il sistema immunitario. Tuttavia non bisogna confondere questo con quello che dicono molti, che si può curare l'infezione, diciamo la Covid-19, con iniezioni di vitamina D, perché questo è sbagliato. Questa è una fake news tra le tante. Perché è vero che la vitamina D è fondamentale per rafforzare le difese immunitarie e quindi utile per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 o comunque per evitare, prevenire le complicanze più gravi dovute a queste infezioni. Però il concetto di prevenire è molto diverso da quello di curare.
Quindi non si può pretendere di curare un'infezione che è già in atto con un'iniezione di vitamina. Sì, si dice prevenire è sempre meglio che curare, ma nel caso del Covid purtroppo prevenire spesso è difficile perché ci vogliono aspettatamente. Possiamo cercare, rispettando le norme anche igienico-sanitarie e cercando di avere di nutrirci al meglio, di fare tutto questo. Ecco, dottor Faraco, tante cose mi vengono in mente. Ovviamente il discorso al centro di attenzione è anche le difese immunitarie che vanno mantenute in un certo modo tramite l'assunzione, un po' mangiando un po' di tutto, non so, frutta, verdura, insomma lei è un biologo nutrizionista, a lei la parola in merito. Ma vorrei anche soffermarmi sull'articolo che ha scritto, che pone il rapporto tra Covid e obesità. Quali sono i punti principali dell'articolo? Allora, i punti principali, allora, alcuni li abbiamo già detto, quindi la relazione tra obesità e la maggiore insorgenza di complicanze gravi dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Sì. E questo è dovuto principalmente allo stato di infiammazione cronica presente all'interno dei soggetti obesi, che va a modificare un po' tutti quei processi biochimici che reggono il sistema immunitario, dall'attivazione dei macrofagi a quella dei linfociti T, eccetera. Un'altra cosa molto importante è che è stato visto che i soggetti obesi hanno anche una maggior capacità di infettare gli altri se sono infetti. Questo per diversi motivi, diciamo uno tra quelli più importanti è il fatto che l'infezione, diciamo la carica virale, quindi la capacità di infettare gli altri, dura molto più a lungo rispetto a quella dei soggetti magri, in particolare anche del 104% in più. Addirittura. Per cui se si pensa che, diciamo, è stato detto che un tempo di 14 giorni può essere utile come quarantena, incubazione, certo, di quarantena per far sì che quella persona non sia più contagiosa, per un soggetto obeso ne servirebbero almeno il doppio. Circa un mese, 28 giorni, siamo lì. E questo pure, diciamo, può essere un problema. E l'altro è proprio la carica virale che hanno in più, che è stato visto soprattutto negli uomini, che nell'esalazione, cioè, emanano proprio più cariche virali rispetto ai soggetti magri. Questo probabilmente a causa di una diversa conformazione del diaframma che rende più più grande l'esalazione. Certo, ecco, ci sarebbero tante cose da dire in merito, insomma, perché bisogna anche stare molto attenti ancora riguardo al contagio, rispettando le norme. In questo forse si stanno ancora prendendo un po' troppe libertà, insomma bisogna stare sempre accorti anche nel sociale, no? Nella vita di tutti i giorni. Sì, tra l'altro c'è stato uno studio molto recente che è stato anche mal interpretato, ma in realtà è stato fatto molto bene, in cui sono stati presi dei soggetti, è stato preso una persona che era infetta da Covid-19 ma asintomatica. E questa persona è stato visto con quali persone si è entrati in contatto, e sono state selezionate tutte persone con cui è entrato in contatto per almeno 5 giorni, quindi persone della famiglia con cui lavorava. Sì. Le persone in questione indossavano tutte la mascherina, e questo è un dettaglio che omettono molti che commentano questo articolo, e nessuna delle persone si è infettata con il virus. Tuttavia esistono altri studi simili in cui le persone in questione non indossavano protezioni, tra quali mascherine eccetera, e molti si sono infettati. Ecco. Questo sta a significare che a volte basta anche indossare una mascherina per prevenire un contagio. Assolutamente, assolutamente, e anche in questo periodo, insomma, diciamolo. Però vorrei sottolineare, dato che è un biologo nutrizionista del suo pane quotidiano, dottore, l'importanza di nutrirsi correttamente. Cosa assumere, cosa mangiare più frequentemente per alzare in questo periodo le nostre difese immunitarie? Ripeto, un periodo fa caldo adesso, diciamo, le belle giornate sono arrivate, siamo in estate, ma non vuol dire porre meno attenzione. Mangiare, come, cosa dobbiamo mangiare in questa estate per mantenere le nostre difese immunitarie in un certo modo e per combattere il Covid? Allora, la cosa fondamentale è non mangiare tanto, perché abbiamo visto che il sovrappeso e l'obesità peggiorano le difese immunitarie. Non esagerare con i carboidrati raffinati e i grassi saturi, perché aumentano lo stato infiammatorio. E per il resto mangiare, diciamo, un po' di tutto, quindi mangiare frutta, mangiare verdura, anche la frutta secca favorisce la, diciamo, contraendo omega 3 e promuovono, diciamo, vanno a spegnere un po' l'infiammazione, quindi hanno un'azione antinfiammatoria. Sì. E
insomma, fare attenzione anche, diciamo, alla vitamina D, al ferro, quindi a tutti quegli alimenti che li contengono. Quindi alla fine bisogna, diciamo, è importante mangiare tutto. Assolutamente, nutrizione tutto nelle giuste quantità, diciamo, senza esagerare in zuccheri, cibi troppo raffinati, alimenti da fast food, certo, che sono questi poi quelli. Insomma, che non mi sembra un aspetto scontato, ma importante da dare agli ascoltatori. Per chiunque, sia chi è carnivoro, onnivoro, vegetariano e anche vegano, questo è un discorso a 360 gradi che abbraccia e coinvolge tutti. Siamo giunti in conclusione, dottor Faraco, sempre sulla scia del suo articolo e sul rapporto tra cattiva alimentazione e obesità, cosa vuole dire, un messaggio che vuole lanciare in rubrica a tutti i nostri ascoltatori? Allora, una cosa importante, diciamo, di tutta questa situazione, cioè abbiamo visto che l'obesità e il sovrappeso sono un problema per le infezioni virali, perché aumentano sia la contagiosità che la probabilità di avere sintomi gravi a seguito di infezione. Per cui, diciamo, una popolazione che si tiene in forma, che fa sport e che mangia bene, di sicuro ha meno probabilità di avere problemi da questo punto di vista. Per cui tenetevi tutti quanti in forma, visto che è l'arma migliore che abbiamo per combattere questo virus e anche quelli futuri, se ci immaginiamo. Assolutamente, perché ormai questa situazione ha fatto da apripista, non vogliamo essere pessimisti, ma diciamo, andremo incontro ad un'epoca. Questo è da verificare in questa linea, si dice, ma insomma speriamo di no. Però dobbiamo, questo ci insegna anche ad essere più attenti, mi raccomando, sempre consigli dati da esperti biologi nutrizionisti, alimentiamoci e nutriamoci in maniera corretta ed equilibrata e accompagniamo sempre un sano e corretto esercizio fisico e non sbaglieremo mai. Io la ringrazio, dottor Faraco, le auguro il meglio per il futuro e prima di salutarci diamo assieme i contatti agli ascoltatori, il cellulare 349 06 13 601, l'indirizzo dello studio via Capo Spartivento 16A Ostia, Facebook NCS Nutrizione Clinica e Sport, sito web nutrizioneclinicaesport.it/contatti, ovviamente una pagina Facebook ricca di foto e descrizioni, mettete tanti like, mi piace, il sito web efficace a partire dalla home page e poi sfogliando le varie pagine interne. Indirizzo email ant.faraco@gmail.com. Un saluto ancora al dottor Antonio Faraco, un saluto a tutti, grazie. Ciao a tutti.